La gara tra Vibonese e Taranto è rinviata da destinarsi, si ripartirà dal minuto 51 dal risultato di 0-0. A Razza c'è un clima tipicamente del nord, piove e soprattutto c'è la nebbia. 4-3-3 per il Taranto di Gennaro a centrocampo, Mannese, Raniti, Santarpini. Attacco 3-5-2 per la Vibonese del neotecnico Orlandi, che torna dopo la cavalcata in Serie C 2 anni dopo. Taranto che prova a farsi vedere in avanti al nono minuto. C'è un'azione dalla destra di Mannè che entra in area di rigore e poi c'è il tiro di Santarpia che termina alto sopra la traversa. Il Taranto che prova più volte a farsi vedere in avanti, ma il portiere della squadra della Vibonese fa buona guardia e fa soprattutto respirare la sua squadra. La Vibonese prova delle azioni di alleggerimento come questa attorno al 35esimo minuto, ma Chiorra c'è. I giocatori calabresi hanno lamentato per un calcio di rigore che però anche dal replay pare non esserci. Pian piano incomincia a piovere, si arriva nel recupero con una conclusione dal limite di Grillo parata da Chiorra. Siamo al minuto 46, poi finisce il primo tempo dopo 3 minuti di recupero. Nella ripresa subito la nebbia che diventa sempre più fitta, fin quando il direttore di gara, l'arbitro Pascarella, decide di mandare le squadre negli spogliatoi. E quindi si riprenderà dal minuto 51 per questa partita tra Vibonese e Taranto. Si riprenderà soprattutto dallo 0-0, che è il risultato maturato fino a questo momento.